con l'intervento del professor Lupo. Eccoci, ecco qua. Grazie davvero per l'invito e complimenti. Intanto confesso, prima volta era normale, quindi un po' di emozione spero sia consentita. E mi è piaciuto moltissimo anzitutto il tema del ciclo dei seminari, l'idea di soffermarsi sul problema del rapporto tra la decisione parlamentare e l'emergenza, mettendo in relazione i tempi delle istituzioni e i tempi della società, credo che sia un nodo di particolare rilievo oggi e di particolare rilievo quando si volge lo sguardo al passato, ed è anche un invito a non guardare il diritto come un fenomeno chiuso in se stesso, ma a guardare nella sua capacità di rispondere ai problemi della società, e in particolare per i giuristi, per i costituzionalisti, a domandarsi qual è il rendimento in concreto di ciascuna fonte normativa, e non solamente a guardarla in astratto alla luce del testo costituzionale, ma a esaminarla in base a quello che è l'esperienza di questa fonte. Questo credo sia un'indicazione di metodo molto importante che condivido profondamente. E premetto anch'io che appunto, in un contesto così non sono assolutamente in grado di svolgere un'analisi storica approfondita né accurata, posso solamente guardare al passato un po' con gli occhi del presente, cogliendo quindi qualche suggestione nel dibattito degli anni qui presi in considerazione, e forse sottolineando un po' anche l'aspetto giurisprudenziale che è rimasto un po' sullo sfondo rispetto alle relazioni che mi hanno preceduto e che, come dire, in qualche modo hanno anzi egregiamente aperto il terreno a qualche riflessione più sporadica. E confesso che molto superficialmente la mia sensazione nell'approcciarsi a quegli anni, sia pure con un istituto limitato qual è la decretazione d'urgenza, è quello di vedere anni di profondissime trasformazioni sociali, ci sono state anche richiamate prima, e di trasformazioni che purtroppo le istituzioni di allora e il diritto non hanno saputo reggere. Non hanno saputo reggere, forse anche perché non le hanno sapute leggere in qualche misura, non hanno saputo comprenderle fino in fondo e per tempo. No, lo Stato liberale italiano non è stato in grado di resistere al colpo derivante dall'avvento delle masse, dei partiti, dell'allargamento dell'interventismo statale, che hanno determinato sostanzialmente il suo crollo, almeno una sua trasformazione in senso non democratico. E allora viene da guardare in questa chiave a quella che è stata la vicenda in piccolo dei decreti legge, domandandosi un po' qual era stata l'elaborazione dottrinale, qual è stata appunto l'esperienza, la prassi, e qual è stata la reazione da parte della giurisprudenza, il comportamento giurisprudenziale rispetto a questi approcci. Il quadro dottrinale già emerso dalle cose che sono state dette. Mi preme sottolineare come ci sia stata in realtà una corrente dottrinale forse a lungo maggioritaria e pre-orlandiana, che poi ovviamente convive anche molto drastica nel senso di ritenere la decretazione d'urgenza, ogni forma di decretazione da parte dell'esecutivo in violazione o in deroga alla legge contrastante con lo statuto. Era quella del resto la lettura più piana della carta statutaria. Solo con appunto col passare degli anni e con l'affacciarsi nella prassi di questi strumenti, è vero, sì, ce n'erano anche all'indomani dello statuto, forse dell'unità e qualcosa anche addirittura immediatamente prima dell'unità, ma erano casi davvero rari e in qualche modo a questo punto la dottrina si trova varie argomentazioni, da cui quelle che sono state chiamate la consuetudine in deroga allo statuto, la necessità come fonte del diritto e quant'altro, che però chiaramente fanno venir meno l'efficacia del limite costituito dallo statuto albertino. D'altro canto è evidente che la natura di costituzione flessibile dello statuto faceva sì che il decreto legge, ancorché ritenuto atto illegittimo e contrastante con lo statuto, ben potesse essere sanato ad opera di una legge del Parlamento. Discorso è piuttosto evidente, nel momento in cui appunto... come possiamo notare anche che queste dottrine, questo inquadramento dottrinale dello statuto
come atto illegittimo è sopravvissuto alla fine dello Statuto e alla Costituzione Repubblicana. Le teorie di Esposito, che a lungo hanno influenzato le letture dei costituzionalisti nei confronti dei decreti legge, si fondano su questo presupposto, si fondano sull'idea dell'illegittimità originaria del decreto legge, nonostante un quadro costituzionale profondamente mutato, con un'espressa autorizzazione e intitolazione in capo al potere esecutivo di una potestà normativa primaria subordinata ai casi straordinari di necessità ed urgenza, ma l'argomento espositiano non fa altro che importare nel nuovo contesto repubblicano le teorie dominanti in epoca statutaria, e così rendendo, come la Corte Costituzionale si è accorta, meno controllabile quello strumento, paradossalmente. Il fatto di ritenerlo eccezionale, illegittimo, ma sanabile, finisce per rendere estremamente difficile il controllo sull'uso legittimo di quello stesso strumento. Ben diverso sarebbe stato, non a caso le dottrine che limitano con maggiore efficacia la decretazione d'urgenza fanno leva invece su una sua natura in qualche misura meno straordinaria, meno illegittima, ma ritengono che sia uno strumento legittimo alle condizioni poste dal testo costituzionale, alle quali è sottoposto il decreto legge come la legge di conversione, che non è più e non può considerarsi legge di sanatoria. Detto questo, con un passaggio sulla, un cenno in più sulla prassi. Qui è già stato ricordato un'esplosione soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale e immediatamente dopo, diciamo, si arriva a un massimo di un centinaio nel 1914, mentre per dire erano 28 nel 1913 i decreti legge, e diventano, come è stato già detto, 1043 nel 1919. Prassi non tipica soltanto dell'Italia, basti pensare alla Francia per tutte, e devo dire ampiamente giustificata, come dire, nel contesto di un paese in guerra, con la difficoltà di far funzionare un'istituzione parlamentare in questo contesto. Però estremamente significativa anche, badate, sul piano formale. La prima volta che un decreto legge si autodenomina come tale è nel 1915. Prima di allora, decreti d'urgenza, nella dottrina la denominazione era invalsa, ma e poi apparirà in termini generali nella legge numero 100 del 1926, ma l'autodenominazione per la prima volta compare appunto nel 1915. In questo contesto credo che sia estremamente interessante andare a vedere un po' la giurisprudenza come reagisce, e nell'andarla a vedere devo dire sono rimasto affascinato da un altro paio di figure che aggiungerei, forse mi permetterei, se il professor Cassese mi consente, anche se non ho la capacità di raccontarle così bene come il professor Cassese illustra i personaggi in cui studi ci imbattiamo, che però hanno un loro fascino in qualche misura. Uno è Luigi Lucchini e l'altro è Lodovico Mortara. Entrambi sono magistrati della Cassazione romana, uno poi Lucchini va a Firenze, entrambi sono anche illustri accademici, sono annotatori di sentenze, anche sui decreti legge, e sono entrambi politici, sono stati nell'arco della loro vita politici di primo piano. L'uno, Luigi Lucchini, deputato zanardelliano, prima, e poi senatore e ministro della giustizia con Nitti nel 1919. Deputato Zanardelliano l'uno, senatore, ministro della giustizia con Nitti nel 1919, Ludovico Mortara, e poi primo presidente della Corte di Cassazione. Sono biografie molto emblematiche, entrambi sono autori di due sentenze della Corte di Cassazione per diverse ragioni storiche e controcorrente, nel senso che mentre la giurisprudenza sin dalla fine dell'Ottocento, 1888 è la più importante sentenza che legittima la decretazione d'urgenza, 17 novembre 1888, ma in contrasto con questa giurisprudenza Luigi Lucchini nel
il 20 febbraio, la sentenza del 20 febbraio 1900 giunge a negare la validità di un decreto legge Pellù in quanto non convertito nella sessione. E dice: un decreto legge non convertito equivale a un semplice disegno di legge presentato al Parlamento e da questo non discusso né approvato. E quindi, in contrasto con una giurisprudenza costante, si spinge fino a negare l'applicazione a norme di un decreto legge in quanto non convertito. Ma ancora più netta è la presa di distanza, perché riguarda proprio il periodo che stiamo esaminando, una sentenza del 16 novembre 1922, è la data poco, un mesetto dopo, insomma, neanche, da un ex ministro del governo Nitti, presidente della Cassazione, avvocato Cammeo, tra le altre, agli altri, intanto per... Federico? Forse effettivamente si è sbagliato, no? Penso di sì, però... Meno della... Con la qua la sentenza, in cui si spinge a dire: i decreti legge sono atti arbitrari del governo, eccedenti la sfera del potere esecutivo e quindi per loro stessi incostituzionali e non sorretti neppure da una consuetudine di diritto pubblico, perché contrastati tanto dagli organi legislativi quanto dalla pubblica opinione. Non solo, il punto chiave si spinge a dire che il giudice può verificare, sia pure solamente dove riscontri una carenza di necessità in senso formale, i presupposti alla base del decreto legge. Anche qui sentenza assolutamente minoritaria, che contrastava con tutti i precedenti, contrastava con anche quello che lo stesso Mortara aveva sostenuto in sede dottrinale, quindi con un cambio di posizione abbastanza drastico, e che poi viene prontamente smentita all'indomani. Io sono rimasto davvero molto colpito da un lato dal livello di queste sentenze elevato, dall'altro anche da queste figure, appunto, di illustri magistrati che però erano stati protagonisti attivi della vita politica, e che quindi, quando parlano da magistrati, forse la loro voce non è così forte, così indipendente quanto può essere quella di un magistrato che ha la capacità di apparire terzo rispetto al gioco politico che si svolgeva in quegli anni. E in qualche modo, sia pure con tutte le cautele del caso, non sorprendente che il regime fascista prepensioni entrambi, collocandoli a riposo. E si coglie forse anche meglio, ancor meglio, quella legge numero 100 del 1926, della cui relazione di Rocco il professor Cassese ci ricordava ampi stralci, e badate, la legge numero 100 si sofferma su entrambi i punti toccati dalle due sentenze che prima vi ho chiamato in modo espresso. Un passaggio ce l'ha ricordato un attimo fa il professor Cassese: il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento. Qui è chiara l'intenzione, emerge anche dalla relazione di Rocco, di rispondere alla Cassazione romana. Non solo, altro passaggio sempre della legge numero 100: in caso di chiusura della sessione, qui si risponde invece a Lucchini, all'apertura della nuova sessione il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Adesso io non sono io a poter trarre massime indicazioni dalle vicende qui ricostruite, insomma non... Una sensazione così che si può trarre in qualche misura è molto banale, ma insomma in qualche misura le garanzie è bene erigerle, tenerle ben salde quando i tempi lo consentono. La prontezza con cui giurisprudenza e dottrina avevano acconsentito a un uso seppur sporadico dei decreti legge fine Ottocento sicuramente apre la porta a una legittimazione, e diventa meno credibile quando quella stessa dottrina e quella stessa giurisprudenza, in reazione all'accelerazione in epoca prefascista e poi fascista, prova a mettere in campo. Su questo mi vengono un paio di riferimenti attualizzanti, lo faccio giusto perché sono in conclusione e quindi posso forse permettermi di farlo. Da un lato direi che la Corte Costituzionale
tutto sommato ha saputo reagire, certo non ipertempestivamente rispetto alla decretazione d'urgenza, ma con una andata costruendo i suoi orientamenti, ovviamente rispetto ai quali la prassi poi ha reagito facendo assumere nuove forme al fenomeno, ma questo è piuttosto normale. È sintomatico anche qui lo stesso estensore della sentenza 360 del 1996 della Corte Costituzionale, quella che ha posto fine al fenomeno della reiterazione dei decreti legge, aveva teorizzato da studioso di diritto comparato alla fine degli anni 50, dicendo che la potestà normativa del governo assume forme che gli ordinamenti non prevedono, sguscia via, diciamo, come dire, rispetto ai tentativi di essere incasellata, essere bloccata dalle costituzioni contemporanee e dai giudici costituzionali in qualche misura. E quindi ecco che dal fenomeno della reiterazione si è arrivati ad altri fenomeni patologici, rispetto ai quali io devo dire ho salutato con grande apprezzamento la sentenza 22 del 2012 della Corte Costituzionale, che ha accolto il nodo dell'omogeneità dei decreti legge e delle leggi di conversione come un punto di aggressione del fenomeno. Probabilmente uno dei punti di aggressione più utili. Cioè, basterà questo e probabilmente, forse dal presupposto di cui siamo partiti questi seminari, insomma, dal ciclo dei seminari, viene da dire di no, che bisogna agire a monte, bisogna agire riformando il procedimento legislativo, riformando il sistema di commissioni permanenti, ottimi alibi per il ricorso ai decreti legge omnibus, che non a caso vanno in tutte le commissioni permanenti, perché ormai le commissioni permanenti non sono in grado di controllare nessuna politica pubblica, che è un disegno molto più ampio rispetto alla competenza di una singola. Sono rimaste le stesse commissioni che erano state istituite all'indomani della proporzionale 19-20, quel disegno abbiamo oggi, il nostro Parlamento è rimasto disegnato con l'architettura di gruppi e commissioni parlamentari e con l'obbligatoria adesione di gruppi e di commissioni che nasce lì. Persino la soglia numerica per formare un gruppo parlamentare è rimasta inalterata e la clausola in deroga fu introdotta nel 21 dei gruppi in deroga, e questa è rimasta. Oggi il gruppo in deroga autorizzato alla Camera, con 9 componenti, ha praticamente applicato quella medesima disciplina. E quindi forse lì bisogna agire, in questo il documento dei saggi qualche indicazione la dà. Secondo punto attualizzante davvero conclusivo, è di questi mesi la polemica sui decreti legge attraverso cui si potrebbe cambiare la legge elettorale. Sulla stampa quotidiana alcuni colleghi hanno avanzato questa ipotesi, persino il Presidente del Consiglio Monti ha dato una qualche eco di questa, probabilmente per fini tattici contingenti, insomma, ma questa teoria. Beh, in qualche modo io non vedo nel sentirmi di dire che è una qualcosa che non va. La risposta tende a essere quella di dire che non va perché contrasta col testo costituzionale, sia in alcuni punti sia nella logica del sistema della legge elettorale, contrasta con alcuni principi del patrimonio elettorale europeo come individuato dal Consiglio d'Europa, che chiede addirittura che alcuni principi siano costituzionalizzati e gli altri siano fissati comunque in una legge superiore alle leggi ordinarie in modo stabile e non cambiati nell'ultimo anno della legislatura, se non con un ampio consenso. Mi si risponde, alcuni di coloro che sostengono questa tesi dicono ma abbiamo avuto tanti decreti legge negli anni passati che sono andati a toccare singoli aspetti della legislazione elettorale, soprattutto la legislazione elettorale di contorno. Mi viene da dire quelli però erano singoli aspetti, c'era in genere un ampio consenso, non si è mai toccato il cuore del sistema elettorale, e una cosa è cambiare alcuni piccoli meccanismi che magari la data o giù di lì il formato della scheda o queste cose, altra cosa è cambiare radicalmente la legge elettorale. Però mi vengono in mente i precedenti che abbiamo studiato quest'oggi e il rischio dell'inseguimento del peggior precedente, no? Il rischio che aprendo la strada a qualche piccolo decreto legge sporadico e dicendo c'è la necessità, o c'è il terremoto di Messina fu quello che costrinse Santi Romano a elaborare la teoria della necessità, però se i giuristi si prestano a questo tipo di operazioni, poi le difese diventano molto più deboli quando il meccanismo si presenta in tutta la sua drammaticità. Vi ringrazio.
Grazie molte, grazie ad un intervento che ci ha introdotto non solo un ulteriore attore storico che entra in gioco sul problema che stiamo esaminando, quello della giurisprudenza, ma che ci ha anche ricondotto al problema dell'oggi e al fatto appunto che questo nostro incontro vuole cercare di capire l'oggi e se possibile anche di orientarlo. Dunque grazie.